Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, siamo tornati nella TweTact. Oggi vi mostrerò il nuovo aggiornamento del SafeShare Tool. Per mostrarvi questo nuovo aggiornamento siamo con lo Spook, che è un Ghost Client. Facciamo subito il Safe Destruct che si trova nella sezione Other. Clicchiamo, attendiamo un attimo, dopodiché clicchiamo Ask e adesso cliccando R-Shift non si aprirà più la GUI. Dunque, il tool è questo qui, SafeShare Launcher. Basterà aprirlo con un doppio clic, cliccare su Esegui, attendere un attimo che si apra. Una volta aperto il tool ci sarà questa schermata in cui ci darà le caratteristiche del computer. Scendendo in sezione troveremo la sezione dei programmi in cui ci sono tutti i vari programmi da utilizzare durante un controllo. Sotto ci saranno gli scanner, quello che ci interesserà a noi sarà il primo. Poi ci sarà il SafeShare Log, che è una funzione molto molto originale che non ho mai visto in altri tool. Allora, brevemente, se state facendo un controllo, per esempio, su PvP Temple, qui dovrete scrivere PvP Temple e cliccare Log Screenshare. Come vedete, creerà un log. Andando su Search Log e scrivendo sempre PvP Temple, clicchiamo Search Log, come vedete, troverà il log di PvP Temple. Questi qua sono tutti i log che saranno stati fatti dagli altri staffer negli altri server. Questa cosa serve per vedere se questo utente è stato controllato in altri server o nel server in cui state controllando voi. Sotto ci sarà la personalizzazione e ora andremo a vedere lo scanner. Qui servirà un codice che si può tranquillamente generare dal Discord scrivendo punto esclamativo code oppure dal sito web. Dopo essersi registrati e loggati, basterà cliccare su Generate Code. Copiamo il codice e lo inseriamo qui dentro. Clicchiamo il pulsante e attendiamo un attimo. Ok, una volta inserito il codice e cliccato il pulsante, si aprirà questa schermata. Qui dovremmo generare un nuovo codice e incollarlo qui dentro. Cliccare su scan e partirà immediatamente la scansione. Come vedete è già finita. Avrà fatto tre scansioni. Come vedete nella prima c'è scritto check failed cheats found, vuol dire che ha trovato il client. Qui invece non ha trovato nulla. Quindi questo è il tool, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così è stato lasciate like, iscrivetevi al canale. Vi invito anche ad entrare nel mio canale Telegram che trovate in descrizione. E nulla, per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima. See, I do not care where you're at now, yeah. I'm happy we ended. My music is dark, sorry, my life ain't pretty. Never had friends, not a family, really. Just me and my thoughts, and they always stick with me. If my head is down, it's cause I'm overthinking. Nobody gets me but you, you give me meaning. So I was happy when you started to see me, girl. We were so perfect, I gotta be dreaming. Till I woke up, like, why the fuck did you leave me? I met this girl named Sarah, I thought she was real. Thought she loved me, thought she cared how I feel.